Bentornati amici del Connecticut in un nuovo episodio di Brufoli pazzi per George. Eccoci. Siamo arrivati finalmente, Daron. Cos'è questo albero tristissimo, schifoso? Madonna, se corrono duro. Siamo arrivati a Disneyland praticamente, perché... E se io andassi di qua invece, eh? Eh? Stupido coglione. Papa vero. Ma va. Sta morendo un infarto, eh. Vabbè, non c'è un cazzo, dai. Poi almeno ci sarà qualcosa, palesemente, ma... Magari abbiamo tempo... altre volte di andarci, non vorrei... tediarvi troppo con il nulla cosmico. Entriamo, Harry. Dai, andiamo. Sì, sei contento. Con quella tetta enorme attaccata alla maniglia della porta. Che quadri, cos'è quella tettona nel quadro? Fantastica, l'adoro. C'è il Papa con un mitra in mano. Cos'è quella cosa là? Perché c'ha un mitra in mano? E quanto è lungo il tipo che c'è qui a sinistra? Tipo il primo a sinistra. Quello proprio vicino alle scale. Lunghissimo. Qui c'è uno, c'è Giorno Giovanna in basso a destra. C'è quella tettona spaziale incredibile. Le clessidre mostrano ogni giorno quale casa ha accumulato il maggior numero di punti. Ma va. E non è cambiato niente, perfetto. Ripostiglio dell'esco. Ehi! Cos'è successo? E niente, siamo entrati nel ripostiglio delle scope, ma non c'era niente. Cos'è questo? Cosa ci fai laggiù? Vai nella sala di ritrovo immediatamente. Stavo per ignorarlo completamente. Chi è questo, professor Bernardi? Ciao Harry, dovresti andare nella sala di ritrovo. Non puoi stare qui fuori a quest'ora, lo sai. Professor Bernardi. Impossibile passare. Impossibile unirsi a Wright. Chi c'è qua? Niente da fare, non posso passare. Vabbè, ma che palle, figa. Che sbatta. Qua invece? Oh, è chiusa. Ufficio di Gazza. Un baule di piselle. Non si può aprire. È chiusa. Tira un calcio al forziere e aprilo, figa. Niente. Non ho attivato il pisello. Ma quanto stiamo registrando? Cosa siamo? 2 minuti, 3. Ok. Dai, guidami. Ti seguirò adesso, non vado più in giro a fare i cazzi miei. Perfetto. Forza, Harry! Cazzurri, sono lì vicino a te, imbecille. Pa 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 nyam nyam. Che cazzo è? La madonna! Beh, lo sai, Nick, sono preso all'esterno. Le regole andrebbero rispettate. Madonna, ma questo qui è morto perché fumava un pacchetto di Marlboro al giorno. Alla sala di ritrovo di Grifondoro prima che il professor Piton ti trovi di nuovo. Addio! La madonna! Figa Nick Riviera. Andiamo al settimo piano. Madonna, che palle poi il settimo piano. Ah, i quadri parlano, è vero. Che spavento, Dio cazzo. Cosa c'è qua? Madonna, ma è vastissimo sta cosa. Che poi non ci sia neanche una porta aperta è un'altra cosa, ma... Che bomber. Niente
niente da fare, non posso passare. Ma che twist, ma qua c'è un baule. C'è un baule con la smegma. C'è un baule smegmato che non posso aprire perché c'è la sbruma sopra. È chiusa. Che poi voglio dire, dei fottuti maghi e poi c'è delle torce per far luce. Abbiamo ravanato. Ehi! Si può entrare! Ecco! Ah, è vero. Dobbiamo andare piano piano, ragazzi. C'è anche un barule. Lo sapevo che sarebbe servito qualcosa a fare queste stronzate. Ma quindi è anche fatto bene sto gioco, nel senso. Si sono anche impegnati un minimo. Ma va. Che bombeder. Però non abbiamo letto il primo che abbiamo trovato. Allora, vediamo se come ce li fa a leggere, visto che adesso ne abbiamo trovati due di fila. Wilfred Elphick, primo mago a finire incoronato da un erumpente africano. Ma cosa vuol dire? Ma poi cos'è? Ma è morto in quell'immagine? L'hanno accoltellato. Ah, incoronato, non incoronato. Ma non so leggere, Dio cane. 1199, morto giovanissimo. Ok, e però non sappiamo qual è. Forse questa. Albert Tuthill, vincitrice del grande duello fra maghi di tutta l'Inghilterra del 1430, sconfisse il favorito Samson Wibbin con una maledizione fulminante. Che spettacolo. Oi, si è mosso il ragazzo qua, mi sono cagato addosso. Che twistone. Oish, può entrare anche qua. Eccoci. Pronti. Un'altra. Ragazzi, fantastica sta situazione. Roland Keg, presidente della squadra di Quidditch della Goodigly inglesi. Ma si sbura in faccia, che schifo. Che schifo, porca puttana, che merda. Cosa ti fai fare la sbruma in faccia, scemo di guerra? Ai. E niente, non abbiamo una maledizione contro, non abbiamo un incantesimo contro la sbruma, ragazzi, mi spiace. Lo smegma ci impedirà di prenderlo. Quella porta è chiusa. E niente. Aula IC, attenzione. Ah, ci siamo già entrati qua. A quanto pare ci siamo già entrati e non lo sapevamo, oppure sarà un qualche collegamento tipo al primo gioco, magari, che cazzo ne so. Tipo un ehi, ti ricordi che qua ti sei andato? Trasfigurazione, vediamo un po'. Adesso troviamo Piton che ci incula con la sabbia proprio. Tira fuori il pisello e dice Harry Potter, silenzio. Oh, go, go, go. Qua non c'è un gran cacchio di niente. Harry, ruba i libri, impara le doti arcane. Fai la magia, Harry. Ma cosa vuol dire che c'ha le ragnatele? E niente, non si può aprire perché c'ha le ragnatelacce sotto. Ma vai, ci aprite qui, figa, che inculata stupida.
Cosa vuol dire che c'è le ragnatele e uno non può aprirlo? Cos'è? Ti fanno cagare le ragnatele, Harry's Butter? Harry's Borer? No, perché poi io non so un cazzo di Harry Potter, non so neanche cosa succede nella Camera dei Segreti. Mi ricordo soltanto forse dell'anaconda gigante, basta. Questo è tutto ciò che mi ricordo io di quello. Mi sono perso. Sono fottutamente perso, non so più dove È andare. chiusa. Meno male. Qua c'è la sbruma, è vero. C'è la sbrugna. Lo sperme. Ok, quindi qua. Un nuovo piano da fica nasare. Bagno delle ragazze, attenzione ragazzi! Attenzione, bagno delle ragazze! Harry Potter vede la fica per la prima volta, Pov! Forse mi ricordo anche di un troll, tipo nel cesso delle ragazze. Eccola! Oh, che cazzo dici? Chi ha cacato un pentagono? Andros l'invincibile. Madonna, ma che figo che è! È ritenuto l'unico mago ad aver creato un patronus di dimensioni giganti, ma. Ma è mio padre! Mio padre ideologico, quest'uomo. Vediamo se troviamo altri premi. Nei cessi delle tipe. Adesso esce fuori un troll di proporzioni gigantesche e ci sbruma il buco del culo. Niente. 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 Ma stai calmissima, Mirtillo. Poi perché cazzo sei un fantasma? Dovresti vivere in un fottuto cesso, porca di quella puttana, che schifo di vita. Sei morta e in più devi anche vivere in mezzo alla merda degli altri. Cioè, boh. Voglio dire, cioè. Porca troia, che cazzo di merda la situazione. Quanti pentagoni che stiamo trovando, che soddisfazione, che gioia. Oh, che gioia, che sollazzo. Se tirasse sempre il cazzo. Questo è il biblioteca e questo è il incantesimo. Andiamo in biblioteca. Tutte cose che probabilmente dovremo fare poi dopo tranquillamente e noi non sapremo mai più dove andare quando ci diranno vai alla biblioteca e noi non sapremo mai più come andare in biblioteca. Mai. Perché dovresti farlo? Che cazzo di significato mi pone questa cosa? Basta. Questo cazzo continui a slidare. Distaccamento della Porta è chiusa. biblioteca, perfetto. Non Biblioteca. posso entrare. Bene. Un posto di meno da esplorare. Non c'è nessuno che controlla niente, cioè uno potrebbe andare là a studiare tutte le cose arcane perdute nel tempo, diventare qualcosa di incredibilmente pazzesco forte nel giro di 2 mesi, diventare più forte di insegnante dal nulla, senza motivo. Eppure non mi frego un cazzo a nessuno. O magari sono tutti libri stupidi, tipo come eliminare la cacca dal buco del culo. Sedersi sul cesso. Espellere cacca. Punto. Comunque apprezzo il quadro della tettona, lei mi piace. Vedo l'ora di vederla dal vivo. Intendo la scalinata, ovviamente.
Qui c'è un baule di piselli che non possiamo aprire. Qua un incredibile quantitativo di liberi paurosissimo. Qua una... Boh, completamente insensato in quel posto questa cosa, quindi palesemente si muoverà, tipo... È un passaggio segreto, cioè... Oppure non sa veramente fare un cazzo, ci cioè ha messo lì una cosa copia e incollata di... con una luce incredibile. E che io in un luogo buio e tetro. Che cazzo è sta merda? È scritto in russo poi. Dai. Eccoci. Pronti. Qua cosa c'è? Non posso passare. Ho la 3C, difesa dalle arti oscure. Difesa dai magrebini. Ho la 3D. Entri dentro. Wow, tutto realistico, bomber. Stessa stanza identica di prima, incredibile sta cosa. Proprio anche i bauli. Ufficio di Silente. Impossibile passare. Pensa Silente esce fuori. Chi è la Madonna che bussa, porco Dio, figo. Beans. Cos'è questa sala lounge? Niente da fare, non posso passare. Questa tutta sta gente che si fa i cazzi suoi e vede tutti continuare ad aprirsi la porta. Ah, la Madonna di un signore, aspettate ragazzi.